No, Vladimiro, non penso che esista un sapore per le vitamine. Esiste sicuramente una fame di vitamine. Cioè, al nostro corpo piacciono gli alimenti ricchi di vitamine, ma non penso sia dovuto all'esistenza di un sapore nei cibi ricchi di vitamine. È semplicemente che possiamo parlare di gusto acquisito, cioè a noi piacciono gli alimenti ricchi di vitamine perché il nostro corpo ha imparato ad associarli alla presenza di vitamine. Ad esempio, gli Inuit mangiano delle gazze marine fermentate, hanno questo piatto d'inverno, che per tutti è disgustoso, cioè mangiarsi dell'interiora crude fermentate di uccelli marini. Non è buono di solito per le persone, però per loro sì, è delizioso, perché probabilmente hanno sviluppato questo gusto. Non hanno altre fonti di vitamine e allora hanno imparato a... il loro corpo ha sviluppato una congruità a quel tipo di alimento. Penso sia questo. Poi anche non capisco come mai biologicamente, evoluzionisticamente si sia dovuto sviluppare un gusto per le vitamine, perché tanto le vitamine non ne abbiamo così bisogno. Nel caso degli amidi, sì, appunto riusciamo a sentire il sapore amilo, riusciamo a sentire il sapore sapido delle proteine, riusciamo a sentire il sapore dolce degli zuccheri, perché sono tutti nutrienti che dobbiamo assumere in grandi quantità. Nel caso delle vitamine, non penso, però potrebbe anche essere, ma non credo proprio.